In questo video vediamo cosa succede in Inghilterra nel corso del 600, in particolare vediamo i sovrani Giacomo I, Carlo I, Carlo II e Giacomo II con diverse curiosità, ma anche con le famose rivoluzioni di Cromwell e la rivoluzione gloriosa. Partiamo dal 1603, quando muore Elisabetta I, che era stata una grande regina inglese, però non si era mai sposata e non aveva lasciato eredi. Così la corona passa dalla dinastia dei Tudor alla famiglia degli Stuart, sovrani di Scozia. Il primo sovrano sarà Giacomo I. Con Giacomo I si ha l'unificazione di tutti i regni della Gran Bretagna, cioè Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. Il nuovo re però tentò di instaurare una monarchia assoluta, come era successo in Francia con Luigi XIV. A questo tentativo da parte del re, però, il Parlamento si oppone. Il sovrano allora cominciò a non convocare più le due camere, che sono quella dei lord e quella dei comuni. Vi ricordo che i lord sono i rappresentanti dei nobili, i comuni del popolo della borghesia. Giacomo I era un fervente sostenitore della religione anglicana, che aveva nel re il suo capo. Così iniziò una persecuzione contro i puritani, che erano di religione calvinista, quindi protestanti, seguaci di Calvino. I calvinisti, tra l'altro, non riconoscono le autorità né nei vescovi né nel papa, ma nemmeno nel sovrano. Però questi calvinisti, questi puritani, erano anche la parte più attiva, produttiva del paese. Per sfuggire alle persecuzioni, molti di questi puritani, che qui potete vedere negli abiti tipici, partirono per l'America, dove fonderanno molte colonie. La più famosa è sicuramente quella dei Padri Pellegrini, partiti nel 1620 a bordo della nave Mayflower, e saranno proprio quelli che daranno vita alla festa del ringraziamento. Anche l'Irlanda, che è sempre stato un paese cattolico, si ribella al tentativo del re di rafforzare la chiesa anglicana. E nel 1605 il re Giacomo I subisce un attentato che però non riesce, organizzato da dei cattolici. Questo attentato è noto come la congiura delle polveri. Il 5 novembre del 1605 i congiuranti avevano nascosto dei barili di polvere da sparo sotto il Parlamento. Dovevano esplodere per far morire il re e distruggere tutto il Parlamento. Il capo di questi congiuranti era Guy Fawkes. I congiuranti però furono scoperti e giustiziati. Da allora, il 5 novembre, ogni anno in Inghilterra si festeggia la notte di Guy Fawkes, in cui si sparano fuochi d'artificio, si incendiano dei falò dove vengono bruciati i fantocci a ricordo appunto di questa esecuzione nei confronti dei congiuranti. E qui potete vedere anche la maschera di Guy Fawkes, che è sicuramente nota per il film V per Vendetta. Nel 1625 muore Giacomo I e gli succede il figlio Carlo I. Nel 1628 Carlo I fu costretto a firmare la petizione dei diritti, dove si diceva che il re non poteva fare nuove tasse senza l'approvazione del Parlamento. Il re però subito dopo sciolse l'assemblea parlamentare, istituendo dei tribunali speciali che perseguitavano i dissidenti politici, cioè quelli che andavano contro il re. Nel 1640 però scoppia una rivolta in Scozia e Carlo I è costretto a convocare il Parlamento. Il Parlamento però ne approfitta per guidare una rivoluzione contro il re. Inizia quindi la guerra civile. Da una parte c'è l'esercito dei cavalieri, che sosteneva il re, la nobiltà e quelli della religione anglicana, e si scontra contro l'esercito delle teste tonde, chiamati così perché avevano i capelli corti. L'esercito delle teste tonde sosteneva invece la borghesia, il Parlamento e i puritani. Il capo dei rivoluzionari era Oliver Cromwell, un nome molto importante, che nel 1645 sconfigge le ultime truppe fedeli al re. Il re viene decapitato nel 1649, e in Inghilterra si instaura la Repubblica, che viene chiamata Commonwealth. Col tempo però Oliver Cromwell si trasforma in un vero e proprio dittatore, nominandosi Lord Protettore dell'Inghilterra ed eliminando di fatto il Parlamento. Per indebolire l'Olanda, che è sempre stato un paese molto forte sul nave e sui commerci, Cromwell proclamò l'atto di navigazione del 1651. Con quest'atto si proibiva lo sbarco di navi e merci straniere, cioè in Inghilterra potevano sbarcare soltanto navi con equipaggio inglese che commerciavano appunto con il resto d'Europa. Tutto ciò ovviamente provoca la reazione dell'Olanda. Scoppia una guerra che alla fine la Gran Bretagna riesce a vincere e ad affermarsi come prima potenza sui mari.
Abbiamo detto che Cromwell si era rivelato un vero e proprio dittatore col tempo, così alla sua morte nel 1658 il Parlamento vuole scongiurare un nuovo dittatore, così richiama Carlo II al potere, in cambio però della promessa di rinunciare alla monarchia assoluta, come invece aveva cercato di fare suo padre e tempo prima Giacomo I. Ottenuta la corona, Carlo II concesse un documento in cui si diceva che nessuno poteva essere arrestato oppure imprigionato senza conoscerne il motivo. Il 1666 invece è stato un anno terribile per gli inglesi perché scoppiò la Grande Peste e il Grande Incendio di Londra, come potete vedere in queste immagini. Col tempo Carlo II però disattende un po' le promesse che aveva fatto ed esclude sempre di più il Parlamento. Nel 1685 Carlo II muore e sale al trono suo fratello Giacomo II, che era di religione cattolica. Giacomo II fu quasi subito deposto perché accusato di favorire il cattolicesimo. Siamo nel 1688, quando Giacomo II vede che è stato deposto dal Parlamento, si impaurisce e fugge. Questa cosa viene chiamata Rivoluzione Gloriosa, perché il re fu deposto, fu cacciato senza sparare nemmeno un colpo, quindi nessuno era morto. Nel 1689 il Parlamento proclama il Bill of Rights, molto importante, che sarebbe la Dichiarazione dei diritti. In questa Dichiarazione dei diritti si diceva sostanzialmente queste cose, e cioè la divisione dei poteri. Il re poteva avere soltanto il potere esecutivo, mentre il potere legislativo era destinato al Parlamento. Poi c'era la libertà ai cittadini, per esempio non potevano essere arrestati senza conoscere il motivo, come aveva fatto Carlo II. A quel punto il Parlamento offre la corona a Guglielmo d'Orange, che era olandese, e a sua moglie Maria Stuart, che era protestante e figlia di Giacomo I. Il nuovo sovrano però si doveva impegnare a rispettare il Parlamento e il Bill of Rights. In Inghilterra quindi nasce la monarchia parlamentare, dove il re non ha tutti i poteri, ma lo deve condividere con il Parlamento. Questa cosa è molto importante, ragazzi, perché il 600 è stato il secolo delle monarchie assolute in Francia, in Austria, in Russia. L'Inghilterra invece fu un caso del tutto unico, e questo Bill of Rights, cioè la Dichiarazione dei diritti, rappresenta proprio il punto di partenza per le moderne democrazie.